ragazzi, noi siamo Bocco Gamers, io sono Tsuki. E io sono Ryoza. E ben ritornati in questo nuovo episodio di Final Fantasy Brave Exvius. E dopo aver buttato la mamma di Emma giù nel dirupo, sono ancora viva. Oggi andremo avanti e no, ve lo tengo come sorpresa cosa faremo. Niente ciance, andiamo. Andiamo. Mi spiace, ma è qui che ci diciamo addio, Emma. Gì, finalmente. Dai, andiamo. Su, fai da bravo. Non mi fa manco festeggiare, oh, che roba. Su, su, forza, muoviti. Dobbiamo continuare per andare a Dirnado. Ok. Emma, hai un posto dove andare? No, farò la barbona. La 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 la. Te le immagini? Non preoccuparti, c'è una donna davvero gentile che ha detto che si sarebbe presa cura di me ogni volta che lo voglio. Certa gente cade sempre in piedi proprio, Sì, veramente, oh. Davvero? Mi fa piacere saperlo. Potrei andare, Laswell. Non sarò triste. Peccato. Sei stata triste tutto il tempo a fracassarci i maroni, mentre invece quando sei da sola non sarai triste. Beh, certo. Certamente, ha molto senso tutto questo. Certo, certo, certo. Beh, almeno ce ne stiamo liberando, cioccolini. Già, mia mamma è ancora con me nel mio cuore. E allora perché sei voluta andare a vederla se era già con ma te nel tuo cuore? Ma smettila, basta. Uff, va bene, sto zitto. Ora posso portare le sue memorie dentro di me con orgoglio e libera dai dubbi. Ok, questo ha senso. Bene, molto bene. Le parole di Laswell. Sì, proprio. Oggi Laswell è proprio molto esplicito, molto, già, molto prolisso nei suoi discorsi. Laswell, Rain, Fina, porterò anche voi tre nel mio cuore. Oh, lei sarebbe ancora vivi, Ci stai augurando di morire, per caso? Boh. Ci incontreremo ancora un altro giorno, non è vero? Promettete? No! Oh, cavolo, no! Non ce l'abbiamo tornare, non ti vogliamo vedere. No, non vogliamo tornare in questo posto orribile. Ecco, figurati. E certamente. Sì, è una promessa. Ci torni tu, Rain, esatto, perché noi non solo ci veniamo. Andiamo, Rain. La nave sta per partire. Attenzione! E tu come fai a saperlo? Che sei diventato un marinaio all'improvviso, lasso, e riconosci quando sentito, la nave sta partendo. Esatto, hai sentito... Boh, come sono le cime che lasciano, esatto. Tipo... Addio, Emma! Fai da brava! Detto da te, Fina, Cribbio. Proprio. Ciao, Guarda come corre Rain. E te se fuggi! Esatto. E invece lui lento, figurati. Dai, nessun abbraccio, no? Ma meno male. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per te, che bambina ingrata. Due citti, cioè qualche ghill giusto per comprare un po' di succo. Laswell, i tuoi occhi sono lucidi. Laswell dal cuore tenero. È colpa del vento, ecco perché. Certo. Hai ragione, Laswell, hai ragione. Tutti a fare i grandi uomini, poi li beccano che stanno, diciamo, lacrimando e devono inventarsi le scuse. Cioè, tutti gli attributi che ha mostrato sinora persi perché si vergogna delle lacrime. Io vorrei capire perché certi uomini si vergognano. Non c'è nessuna vergogna a piangere. Boh. Non c'è bisogno di essere in imbarazzo, ecco. Figurati. Quello che stavo dicendo. Tanto se noi fosse capitato a te avresti fatto lo stesso, non fare lo sborone. Esatto. Sì, hai ragione, puoi piangere se ne hai bisogno. Te lo dice anche Fina. Lo farà sicuramente. Ecco. Vi detesto entrambi. Ecco, se ne sarà a bordo. Vabbè. Oh, siamo di nuovo in mare.
da da da, più lenta da fine, da da. Poi felice. Il video dura 20 minuti ed è colpa nostra, no? Lei là sole, prendete la canna da pesca e veloci! Perché? Oh mio zio, cosa hai vuoi visto? Fare? Cosa hai visto? Una canna da pesca? Hai visto un pesce? Sì, un pesce enorme. Oddio, sarà già andato via. Ma non sarà tipo Leviathan? Sì, vabbè. Ha detto che è enorme. E poi in queste rotte ci dovrebbe essere lui. Perché? L'avevano detto anche i marinai. Ma non stavano facendo il giro largo per evitarlo? Non mi fido io di questi marinai bruttoni che ci hanno offerto il passaggio. Figurati. Guarda laggiù! Ho paura di guardare. Ecco, io me l'aspettavo. Oh santo cielo, non è lui, non è lui, non è lui. Non è lui. Oddio! Poteva essere lui, però era un... È lui! Ecco. Fina, quello non è un pesce. Io lo sapevo. Questo pezzo però me lo ricordavo, ragazzi. Quindi ho un po' imbrogliato. Un po', tu sei una cheater nata proprio. È Leviathan. Un Leviathan? Uno ce n'è, che cavolo dite uno? Boh. Non va bene, Rain. Non va bene, no, va bene! Voi dite che non va bene. Questa scena è una ripresa di una di un'altra scena, di un altro... Cioè... Zucchi! 5 era successo. No, 4. Era il 4, Final Fantasy 4. Se non l'avete giocato, giocatelo. Già. È anche uno dei miei preferiti. Non urlerò, cui... ragazzi, comunque. Ok, lo faccio io. Bello! Femminile proprio! Perdonami, si fa quel che si può. Fina, Laswell, trovate qualcosa a cui aggrapparvi e tenetevi ben stretti. E dove? Lui il genio ha bucato la nave e si iniziamo a imbarcare acqua, guardate, per afferrarsi alla spada. Non è che si aggrappa da qualche parte, no, lui buca la nave, così imbarchiamo acqua e moriamo tutti. Esagerato, siamo nel ponte. Metti che gli parte qualcos'altro, qualche magia strana delle Smettila! Sue. Risucchiati dalle acque di Leviathan. Rip. Sì. Non sappiamo se siamo sopravvissuti. Ma ho il sospetto di sì, visto che il gioco si apre ancora, però... Non è vero, non è vero! Non è vero, non lo sappiamo. Boh... Vabbè, prima di morire affogati, Zucchi vi invita a seguire tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione. Detto questo, forse ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ehi tu, stavi per chiudere il video senza lasciare nemmeno un pollice in su e senza condividerlo. Non vuoi che la famiglia dei Cioccobini cresca sempre di più? Allora lasciaci un bel mi piace e condividi ovunque i bocco video. Non sei ancora iscritto al canale, Non c'è problema. In alto a destra troverai il mio musetto in versione ridotta. Cliccaci sopra e poi attiva la campanella. Non preoccuparti, non attiverà strane suonerie, ma ti avviserà non appena sarà disponibile un nuovo video. Qui a sinistra trovi invece due video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine. Ci vediamo alla prossima.